giunge alla nona edizione la Sagra della Sfincia a Montelepre. La tradizionale manifestazione organizzata dalla locale associazione Attima ogni anno nel giorno dell'Epifania richiama in paese numerosi visitatori. Dolce tipico monteleprino, la Sfincia è volata addirittura negli Stati Uniti, dove in occasione dei festeggiamenti del Columbus Day 2009 i soci dell'Attima hanno preparato per gli italoamericani la bontà di casa nostra. La nona Sagra della Sfincia avrà inizio domani alle ore 19 in piazza Ventimiglia a Montelepre. La manifestazione prevede la preparazione delle sfince. Le sfince sono un dolce tipico monteleprino che non viene preparato dalle pasticcerie, ma viene preparato dalle famiglie durante il periodo natalizio. Quest'anno come novità e ad integrazione delle sfince di Prescia, che solitamente ogni anno facciamo, stiamo integrando la sfincia di riso, la sfincia di patata e la sfincia di farina. Bisogna un po' tornare indietro nel tempo, in quanto le sfince prima venivano preparate con ingredienti farina, riso, patate e zucca. Si integravano questi ingredienti, la farina, il riso, le patate e la zucca, perché a suo tempo la farina era molto costosa, quindi la gente faceva questo dolce sfruttando i prodotti che aveva a casa, quindi riducendo la farina. Oggi giustamente con il benessere si integra molto di più la farina, anche se il gusto del prodotto ovviamente cambia a seconda se ce l'ha inserito il riso, le patate o se sono solo di farina. La sfincia preparata dall'associazione Attima è volata nel novembre scorso addirittura negli Stati Uniti. Sì, nello scorso novembre abbiamo partecipato al Columbus Day e abbiamo fatto rivivere questi vecchi gusti agli americani, ai nostri italo-americani, e abbiamo fatto degustare questo prodotto, che tra l'altro qualcuno mi diceva lì che non facevano più da tanto tempo, perché magari non ricordavano gli ingredienti oppure perché non avevano la possibilità di prepararlo a casa. Qual è l'obiettivo della vostra iniziativa? Allora, noi attraverso questa manifestazione vogliamo far conoscere sia i prodotti tipici monteleprini che il nostro piccolo paese, e quindi far conoscere non solo i gusti ma anche ciò che realmente abbiamo, dai monumenti al museo, alla torre, alle chiese, a tutto ciò che fa parte del nostro paese. Colgo l'occasione per ringraziare i finanziatori di questa manifestazione, che sono la provincia regionale di Palermo nella persona dell'assessore Falzone e dell'assessore Tomasino. Inoltre ringrazio l'AMG Energia nella persona del vicepresidente Girolamo Groppuso, e poi tutti i commercianti locali che hanno contribuito, hanno finanziato la manifestazione. Ringrazio anche il comune di Montelepre per averci dato tutti i servizi necessari e indispensabili alla realizzazione della stessa. Inoltre volevo ringraziare l'emittente Teleoccidente, Loredana Badalamenti, e colgo l'occasione per salutare tutti i nostri concittadini all'estero che guardano questa emittente. Vi auguro buon anno e vi invito domani a venire a Montelepre, a venire a degustare i nostri dolci. Domani alle 19.30 si apre la degustazione, quindi ci sarà dai nostri stand, cominceremo a friggere e a far degustare le nostre sfince. Successivamente ci saranno anche degli spettacoli di intrattenimento, fakirismo, illusionismo, ci sarà una band di Dixieland che girerà per le vie del paese, nonché degli artisti di strada che faranno delle pitture estemporanee. E alla fine della manifestazione ci sarà anche la discesa della Befana dal campanile della Chiesa Madre di Montelepre. Perché trascorrere la serata dell'Epifania domani a Montelepre? Allora, diciamo che ormai la Sagra della Sfincia sta per diventare un'istituzione nel nostro paese, di questo ne siamo sempre solamente orgogliosi, e diciamo che oltre a servire per ricordare quelle che sono le vecchie tradizioni, è anche un momento per vivere un po' di spensieratezza.